Allora, dopo che abbiamo fatto la nostra interval combat, vogliamo andare a allenare il nostro braccio utilizzando i pesi. Allora, quando usi un peso su un trampolino, devi renderti conto che se peso è un chilo, come questi qua, quando io atterro, sono 3 kg perché sono sotto la forza di quasi 3 forze G. Allora, quello che vi consiglio proprio passionatamente di non esagerare con il carico che decidi di utilizzare, perché non vogliamo che vi fate male. L'altra cosa che è molto importante ricordare quando stai sopra un trampolino è di non fare movimenti veloci, perché ci sono quelli che io chiamo la zona pericolo, la zona morta, dove ti potrebbe gravare sulla vostra articolazione e non sui muscoli. Allora, cominciamo con il nostro bicipiti crunch, ok? Siamo qua. Adesso, come lo puoi rendere più pesante questi pesi? Saltando, ok? Da qui, continuiamo qui, in isometria. Adesso, giri dorso della mano verso dorso della mano, ok? Questo ti dà una maggior contrazione del bicipite, ok? Gira, spingi e acceleri con la gamba. Facciamo altre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rimani frontale, portali avanti. Adesso facciamo estensione. In avanti, torni indietro. In avanti, torni indietro. Provi di non permettergli di cadere. Vedi che traballano un po'. Però tu provi di tenerli. Ancora. Indietro, facciamo un altro 8, indietro, ancora 7, indietro, ancora 6, indietro, ancora 5, cominciano a pesare un po', indietro, ancora 4, indietro, usa le gambe, 3, ancora 2, indietro, adesso sono l'ultimo. E giri i palmi verso fuori, fuori e dentro. Adesso facciamo 2, 2, 2, 2, 4, 3, 2, ancora 8, chiudo, 7, chiudo, 6, continui, 5, continui, 4, 3, 2, 1, ok, piega le braccia, ok? Non passare mai in fuori perché potrebbe strappare, noi vogliamo stare sempre in tranquillità. Abbassiamo le braccia a 45 gradi, ok? E vedrai che non devi fare nient'altro, ma tenere i vostri pesi qui, perché già l'accelerazione fa tutto il lavoro che ti serve. Fidati, lo capirai fra poco. Continui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chiudiamo in 4, 4, 3, 2, apri, 4, 3, 2, chiudi ancora, 4, 3, 2, apri, 4, 3, 2, ancora 2 volte, 4, 3, 2, apri, 4, 3, 2, oh, chiudi di nuovo, è una cosa bellissima, lo senti questo lavoro, veramente efficace per le vostre spalle, ma non è mica finito, adesso voglio che voi rallentate un attimo il vostro salto, porta le braccia indietro, le spalle indietro per il nostro tricipiti e tutto quello che devi fare è provare di non permettere le braccia di ballare. Vedi le nostre braccia e sembra che loro stanno ballando, ma la verità è che noi stiamo provando semplicemente di tenerli in isometria. Fermi. Ok. 2, 3, 4, siete pronti? 5, 6, 7, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, adesso chiudi, 2, apro, chiudo ed apro, chiudo, apro, spalle indietro, mi raccomando non alzare quelle spalle, perché potrebbe gravare sulla tua cervicale, ancora, usa l'accelerazione, con te, 4, apro, 3, apro, 2, 1, rimani là, tieni richiuso, chiuso, e salti, e salti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, portali in centro, centro. Come ti senti? Stai lavorando tanto? Lo so. E l'altra cosa molto buona è di avere questi proteggimani, o più che altro questi strap che le tiene la vostra
peso incollato sulla vostra mano, perché è importante quando state saltando, assoluta sicurezza. Allora, se non te la senti di giocare con i pesi o usare i pesi, per carità, non usare. Ok, ci siamo pronti? Adesso in centro, sali e apri le braccia. Apri le braccia. Non dovete fare nient'altro ma rimanere qua e accenna. Ok, andiamo a lavorare il nostro spalle. Nostro spalle. Così andiamo da una zona del braccio a un'altra zona, di conseguenza stanno sempre lavorando. Grandi efficace per avere le spalle toniche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Adesso saliamo. Due su, due giù. Due su, due giù. Ancora. Due su, due giù. Continui così. Lo senti? Due su, due giù. Due su, due giù. Continui. 4, 3, 2. Dammi un altro 8. 8. Scendo. 7. Scendo. 6. Continui. 5. Ancora. 4. 3, 2 e 1, bravissime. Ok, recupera, recupera. Ok, ti ricordi quello che abbiamo fatto prima? Mettiamo in guardia destra e giochiamo un po' con i pugni, perché sono quando usi anche i pesi, ti garantisco risultati. E andiamo a fare semplicemente un jab. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continui così, un altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un altro 8, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 jab, poi facciamo footwork, 4, 3, 2, dall'altra parte, 4, 3, jab, come on, 1, 2, dobbiamo fare 3, 8, usi quei pesi, 5, 6, 7, altro 2, 8, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ancora 8, come on, come on, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi 4 jab, 4, 3, 2, passa dall'altra parte, 4, 3, adesso facciamo un cross, 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 3, 4, 5, 6, 8 jab, 8 jab, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, cross, 4, 3, 2, 4 jab, 4, 3, 2, 2 cross, 2, 1, 2, ancora, 2, 1, 2, singoli adesso, cross, jab, cross, jab, cross, jab, allora, veloce, vai, cross, jab, come on, 4, 7, lo so che siete stanchi, ma continui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dammi un altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi 4, ancora, 4, 3, 2, cambi dall'altra parte, tiri le braccia alte, 8 cross, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8 jab, come on, 8, 7, come on, 6, 5, 4, 3, 4 cross, come on, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 2, 2, cross, 2, jab, 2, cross, singoli, and it is cross, jab, cross, jab, cross, veloce, andiamo, cross, jab. Ok, adesso, testa bassa, pensa a quello che stai facendo, metti l'intensità, come on, 8, 7, 6, 5, continui, 4, 3, 2, continui, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fermi qua. Adesso, avete mai visto quello che si chiama pungivolt? Come pesi diventa abbastanza impegnativo, allora anziché andare in su, la facciamo di fronte a noi, piccoli pugni, però circolari, ok? Piccoli pugni circolari, piccoli pugni circolari, io voglio vedere proprio come se le vostre braccia fanno un circolo, 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 8, 7,
6, 5, 4, 3, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce, 8, 7, 6, 5, come on, 4, 3, 2, altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, la senti su vostre braccia? Sento quanto state lavorando, incredibile, no? Teniamo in bellezza con i nostri ganci, ok? Rimani sempre in, guardia destra, e gancio, chiudo, gancio, chiudo, gancio, chiudo, gancio, chiudo. Come on, spingi, usa le gambe, non far fermare con le gambe perché così ci dà l'accelerazione. Un po' più veloce, un po' più veloce. 8, 7, 6, 5, 4, 3, come on, ancora lento, 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 di fronte a te, non chiuderlo, non chiuderlo, veloce, piccolo ma veloce, piccolo ma veloce, piccolo ma veloce, 5, 6, 7, piccolo ma veloce, come on, 8, 7, 6, poi me lo dici domani come ti sento queste braccia, eh? Ah, lo so, che la sentirai tanto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultima volta, relax con le braccia, cambiamo guardia. Ricordate che le braccia è la prima cosa che vedi su un corpo. Allora, se devi mettere le canottiere, cioè le braccia flaccide, si vede subito, anche se c'è l'addominale totalmente tartarugato, sembri grasso. Invece, se abbiamo le braccia già scolpito, l'addome può anche perdere un po'. Non ti preoccupare, dopo facciamo anche gli addominali. Però vedrai, ok. Gancio, gancio lento. Usa le braccia, usa le gambe. 4, 3, 2, continua. 3, più veloce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, breve, piccolo, ma intenso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, altro 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ultimo 8 per finire in bellezza, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Ok, bravissimi, bravissimi. Questo è stato veramente intenso per le nostre braccia. Provate di farlo una volta a settimana, due volte a settimana e tu vedrai risultati garantiti. Detto da Jill. Grazie, ci vediamo al nostro prossimo allenamento per gli addominali con Interval Combat Jump.